innanzitutto la ringrazio per aver accettato, è stato gentilissimo. Mi sono dimenticato di chiederle il nome. Luciano Bartolozzi. Allora, Luciano Bartolozzi, lei fa parte del... Del terziere di gruppo. Ok. Sono stato presidente per 29 anni, quindi è stato... Quindi stato ne sa qualcosa? Sì, sono stato forse... No, forse, sono stato il presidente più longevo di tutti i tre terzieri. Okay. Ora sono all'interno del consiglio del terziere, abbiamo un altro priore, il nostro medico chirurgo, insomma... Una cortesia... Com'è strutturato da un punto di vista politico-economico, diciamo, questo evento? Noi abbiamo praticamente circa oltre 300 soci. Ogni tre anni praticamente vengono fatte delle elezioni e c'è una lista e vengono elette 15 persone. Di queste 15 persone, a sua volta cosa succede? Le 15 persone elette eleggono sia il presidente, quindi il priore, il capitano, del terziere di Borgo? Parlo di ogni terziere. Okay. Tutti i terzieri sono strutturati in questo modo. Alla stessa maniera. Il capitano, praticamente, che è il responsabile di tutti i figuranti, tutto il gruppo figurante. Il camerlengo, che è colui che tiene i conti del terziere. Il cancelliere, che è quello che praticamente fa il segretario. E poi il nuncio delle palestre, che sarebbe, diciamo, l'allenatore del gruppo palestrieri. Perché noi tiriamo in piazza un 8 palestrieri, ma nel nostro corpo, diciamo, del terziere di Borgo abbiamo oltre 30 palestrieri, ma anche gli altri, la stessa storia. Quindi lei pensi che anche gli altri sono organizzati come il nostro terziere. A questo punto, una volta che sono state elette le 15 persone, ti chiedo scusa, quindi sono tre tra virgolette tre associazioni separate tra loro. Sono adesso tre, come sono fanno tre, a comunicare, allora, per mettersi d'accordo? A questo punto le tre IPS, quindi tre terzieri, sì, cosa fanno? Che sono 45, danno vita a un organismo, a un direttivo che si chiama magistrato dei terzieri, dove viene eletto il rettore, che è il presidente, che è l'equivalente del priore, poi viene eletto sia il segretario che il cancelliere, e poi c'è il maestro d'armi, che è il responsabile di tutti e tre i terzieri, e quindi fa che capo, coordina tutti e tre i terzieri insieme a tre nunci, che sono gli allenatori, tra virgolette, nel giorno della manifestazione, cioè controlla la manifestazione, ma anche per le manifestazioni esterne. Okay. Perché noi facciamo anche il torneo nazionale, è un torneo con altre quattro città che naturalmente dimostrano di avere delle precedenti storici importanti. Infatti abbiamo San Marino, abbiamo Lucca, abbiamo Pisa e abbiamo Volterra nella nostra federazione nazionale. Ti chiedo scusa, quando sarebbe questo torneo? Il torneo nazionale non è varia da, generalmente avviene verso luglio, però dipende un po' da quelli che sono gli impegni anche delle altre città, perché anche le altre città fanno attività, diciamo, di palestra. Noi praticamente, come dicevo, c'è questo magistrato, poi all'interno del magistrato ci sono anche altre figure minoritarie, ma che si occupano, chi si occupa della folcloristica, chi si occupa della parte tecnica, quindi ecco, è una cosa abbastanza strutturale. In più la cosa fondamentale è che all'interno di questo magistrato della società, dove ci sono, dicevo prima, ci sono tutti e tre i terzieri, rappresentanti dei tre terzieri, il sindaco di Massa Marittima è membro di diritto, per cui l'assemblea generale 15 più il sindaco, che è membro di diritto dell'assemblea generale, ma è anche membro di diritto del magistrato, quindi il sindaco, quindi c'è uno stretto rapporto, ma molto molto stretto, con tra l'amministrazione comunale e i terzieri, perché i terzieri poi fondamentalmente hanno, diciamo, hanno tutto il volontariato, hanno tutti i soci, perché tutte e tre insieme passano oltre 1000 soci, quindi se ci fa un paese di 6000 abitanti, avere più di 1200 soci, cioè, sono questi i numeri. Sarebbero vincere le elezioni politiche. Le elezioni politiche magari no, ma insomma, diciamo che... perché i terzieri sono apolitici, qui dentro ci sono di tutte le razze, da sinistra fino a destra, nessuno qui non si parla, si cerca di non parlare mai di politica, anzi si parla dell'appartenenza al terziere. No, non c'è niente di male parlare di politica, l'importante è che si fa costruttivamente, certo, comunque sia. Ci mancherebbe altro.
certo. Però faccio per dire che poi di fatto c'è l'appartenenza a questo pensiero. Certo. E quindi diciamo gli schieramenti politici vanno fuori da questo contesto. Certo. Insomma. Un'ultima cosa, da un punto di vista economico, come è strutturata questa manifestazione? Allora, è strutturata e cioè, siccome tutte e tre terzieri sono APS, devono fare una rete di contazione praticamente annuale che viene pubblicata. Pubblicata, registrata, c'è un'assemblea dei soci, praticamente c'è la relazione morale del presidente di quella che sta all'attività e alla fine poi c'è anche la il resoconto economico sia di delle attività svolte ma anche di previsione delle attività che verranno svolte l'anno successivo e viene approvata. Una curiosità, è pubblicato da qualche parte, cioè i cittadini possono sapere di ogni... Certo, tutti i soci possono partecipare, okay. I soci di ogni terziario partecipano a queste assemblee e hanno diritto di voto e hanno diritto, certo, di poter chiedere lumi. Una cosa, lei ha parlato che queste tre associazioni, chiamiamole, hanno una rendicontazione, quindi un'economia, sì, a parte. La domanda è, quando si uniscono e viene il magistero, questo, sì, magistero... C'ha anche lui una rendicontazione a parte perché le attività che afferiscono al magistrato, faccio un esempio, il balestro del Girifalco è di competenza del magistrato, non è di, okay, competenza di tre terzieri, okay, quindi tutto quello che viene incassato, tutto quello che viene speso praticamente viene rimontato perché anche all'interno del magistrato come nell'interno dei terzieri c'è un responsabile che praticamente tiene conto, cioè un carattere, però che ha partecipazione comunque comunale. Quindi è tutto pubblico. Non è partecipazione comunale, cioè, è partecipazione dei terzieri, tre terzieri, i tre insieme, okay, i 45 scelgano chi farà il presidente, okay, chi farà il cancelliere e chi farà il coso. In genere poi cosa succede? Questa associazione di magistrato generalmente si cerca di bilanciare quelle che sono le cariche. Faccio un esempio, se ci sono 12 cariche si cerca sempre di averne 4 di Città Vecchia, 4 di Città Nuova e 4 di Bologna. Aspetta un attimo. Come a San Delpino al Mare, uguale, scusate un attimo, un'interruzione perché ci sta un piccolo disquisito. Più o meno, ti chiedo scusa, l'ultima domanda, il comune, intorno a che cifra stiamo per organizzare due eventi, voi ne organizzate? Ma allora, gli eventi, allora, diciamo che... Cioè al comune quando costa? Al comune gli costa soltanto il discorso dell'allestimento della piazza, per cui c'è tutto l'allestimento, le tribune, quindi gli operai che lavorano, sì, ci lavorano giorni di prima, non è che, certo, cioè, che puoi montare due tribune così. Certo. Quindi c'è tutta l'organizzazione, poi c'è fatto anche un balestro, viene fatto di giorno e uno in notturna, sì, per cui c'è anche tutto l'allestimento dell'illuminazione. Sì. Quindi chiaramente poi cosa succede? Il comune per la società dei terzieri, sì, dà un grosso contributo per poter andare a conseguire dei bandi che sono di nazionali oppure regionali, okay, in modo tale da far avere i contributi a terzieri, perché chiaramente questi costumi, certo, poi costano. Si consumano, costano una cosa un'altra. Quindi faccio io... un esempio, sì, gli sbandieratori di stasera, non so se l'hai visto, sì, sì, devono comprare le bandiere, c'è le calzamaglie, c'è, certo, le camicie, una cosa un'altra, per cui il comune dà una grandissima mano anche con i propri tecnici per partecipare a questi bandi e quindi dà una grossa mano per poter vincere. Quindi il comune economicamente non dà niente ai terzieri. Il terzieri può dare un contributo se fanno una manifestazione, ma si parla di cifre, sì, irrisorie, che ne so, può dare 500 euro per fare una, sì, una manifestazione, poi chiaramente poi, il terzieri invece... deve rendicontare, okay, dove l'ha spesa. Però il grosso che dà il comune è diciamo tutta l'ufficio tecnico per fare i progetti, per prendere i fondi alla regione. Il piano della sicurezza. Certo. Quello tutto a carico suo. Sì, è stato fatto dal comune, quindi poi gli operai del comune a disposizione, certo, sia per il montaggio ma anche per lo smontaggio della piazza e durante anche tutta la manifestazione. E le tre associazioni diciamo prendono fondi dalla regione per fare questi eventi, le i contributi per fare... prendono fondi dai propri soci e poi delle, certo, attività come oggi, certo, facciamo noi. Ma
i fondi dalla, praticamente dalla regione o da altri enti, li prende la società dei terzieri, che poi chiaramente le ridistribuisce nell'acquisto dei costumi, dei terzieri di bordo. Quindi sarebbe il magistero, quei tre con il sindaco. Il magistrato è l'organo, quello che fa praticamente. Ho capito. Quindi la domanda ne fanno una sola del magistrato per poi ridistribuirlo. Per esempio, se uno vince un bando da 10.000 euro, certo, poi viene deciso dove. Perché i bandi che vengano praticamente vinti non è, cioè sono i soldi che vengano dati praticamente dalla regione, devono essere poi spesi e redistribuiti per delle cose serie, che ne so, non è che puoi comprare un frigorifero, ti faccio un esempio, ma le devi mettere praticamente sulla costumistica, sui tamburi, sulle bandiere, sul rifacimento di qualcosa anche all'interno delle sedie, ecco, quindi sono finalizzati per determinati scopi e non per uno che può spendere, certo, come gli va, non è che uno può andare a fare la merenda, certo, faccio un esempio, perché vuole andare a fare la merenda, no, certo, cioè c'è tutta una rendicontazione che ovviamente in, che fase, tutti, però, che in tre... fase di bando ti devi far vedere cosa stai facendo. E soprattutto che i tre terzieri sanno tutti comunque, allora, sono pubblicati a tutti e tre. Quest'anno, per quanto riguarda la festa della Toscana, il primo, il terzo anno viene festeggiata la festa della Toscana. Il primo anno è stato, se non ricordo male, è stato fatto a Firenze, il secondo anno è stato fatto ad Arezzo e il terzo anno è stato fatto qui a Massa Marittima. I Tosani, il presidente della regione, con tutta l'entourage. Massa Marittima fa 6.000 abitanti, Firenze immagino un po' 300. di più. Arezzo ne fa 800.000. Massa Marittima, abbiamo ospitato oltre 80 gruppi da tutta la Toscana che hanno partecipato, sono stati pure tutti sistemati nella piazza, per cui ecco, c'è, diciamo, un volontariato incredibile, quindi vedrai, c'hai una visibilità anche a livello regionale molto alta, perché vedere che te riesci a mettere 80 gruppi e quindi 1.400 persone, che tre terzieri riescono a dare 1.400 pasti, naturalmente divisi in tre, c'è una grande forza e quindi c'è anche un occhio di riguardo per la Massa Marittima, e poi chiaramente poi c'entra dentro anche il comune, i buoni rapporti, chi riesce anche a infilare dentro a queste bande. La ringrazio di cuore.